Nella giornata rompete le righe, rompete il silenzio contro la violenza sulle donne, elimini alla femminile calcio, in questo caso si dimostrano ancora all'altezza della situazione. Squadre in campo accompagnate dalle sostenitrici di questa iniziativa e palloncini fatti volare al cielo in segno di solidarietà, perché mai, come questa volta nel 2017, nel tempo odierno, occorre smettere di alzare le mani e quindi ci uniamo anche noi al messaggio solidale, no alla violenza sulle donne. La gara è di quelle belle, le squadre si sono affrontate già in campionato con la vittoria delle biancorosse allenate da Zeno Lisi e l'inizio lascia ben sperare a un bis. In effetti Gretkan verticalizza per Fiumana, discesa di quest'ultima che mette un traversone invitante per Sara Pace, la quale scarica di prima intenzione sul corpo di Calbucci, provvidenziale. La risposta ospite non si fa attendere, Angeli da calcio piazzato pennella un pallone invitante per la testa di Quercioli, che mette alto. San Mauro poco dopo vicinissimo al vantaggio. Alla tre quarti Magnani conquista palla, si diletta in cost cost irresistibile, ma davanti a Protti manca di freddezza. Un giro di lancette e le ospiti si rendono nuovamente pericolose, questa volta è Coveri a presentarsi da posizione defilata di fronte a Protti, la quale si supera nella deviazione in corner. A 22esimo la gara si sblocca, Lazzaretti lancia in velocità a Fiumana, la quale in progressione risulta essere devastante, spietata e fredda come non mai, approfittando dell'uscita di Calbucci, buca la porta avversaria con l'accompagnamento in fondo alla rete ad opera di Sara Pace. 1-0 e via al festival della felicità per le biancorosse, che passano in un momento delicato della partita. Padrone di casa alla ricerca dei gol sicurezza, scambio tamburini Fiumana con conclusione finale di quest'ultima, ma sfera al lato. Il San Mauro nel finale di tempo alza la voce, Angeli sulla fascia saluta tutte, compagni avversari dopo aver approfittato di una leggerezza difensiva dell'avversario, mettendo al centro un delizioso traversone, ma Coveri non riesce ad arrivare all'appuntamento con la rete. Rete che viene rimandata di soli 2 minuti. Quercioli dalla fascia sinistra ruba palla, poi forse aiutata dal vento, dalla dea bendata, oltre che alle doti tecniche, inventa una traiettoria pazzesca che batte Protti, infilando la sfera alla sinistra del portiere di casa. 1-1 e gioia ospite incontenibile. Nella ripresa è la stessa Quercioli a sferrare il sorpasso, ma non riesce ad incidere come vorrebbe. La partita non desta nessuna emozione fino al minuto 88, un errato stop della difesa ospite provoca l'appropriamento della sfera ad opera di Gretkan, bordata da fuori area che sorprende il portiere Calbucci per il 2-1 finale, tra la gioia incontenibile delle biancorosse che nella ripresa hanno eseguito il cambio di maglia indossando la seconda tenuta ufficiale. Nel finale, i migliori auguri a Elisa Melosu, di pronta guarigione, nel cercare l'anticipo si infortuna gravemente, viene soccorsa e poi trasportata in ambulanza all'ospedale. In bocca al lupo alla numero 4 giallo-blu, per i Rimini invece un turno di coppa tutto da incorniciare.